Ciao a tutti ragazzi, io sono Jequan, bentornati nella Void Unbound. Allora, dopo esserci liberati di creeper, mostri e quant'altro, signori, abbiamo ricostruito quello delle lane qua ed anche ho ricostruito il lava wheel perché me l'avevano distrutto. Ho fatto questo macchinario qua che completa il trio delle lane. Adesso vi fa vedere. Ah, innanzitutto ho dovuto togliere la farm di alberi perché ogni volta che riavviavo la serie, cioè che riavviavo la mappa, si buggava e si fermava, per cui ho dovuto andare al command block, toglierlo, e qua ho preso un pezzo di grass e ci ho fatto un po' di dirt attorno usando i sapling messi appunto nel macchinario, questo qua del garden. Allora, come funziona? Tanto buongiorno, è sorto un nuovo giorno. Allora, come funziona il discorso delle lane? È molto semplice. Adesso io vado a prendere le stringhe, ok? Ne prendiamo, boh, vediamo quante ne sta facendo sto mob spawner qua. 47 sono sufficienti, buongiorno. Noi, se ci servono dei coloranti, andiamo con le nostre stringhe su questo macchinario qua e facciamo così. Continuando a premere, vengono fuori ragnatele, ok? Teniamo premuto perché viene fuori che va ad una velocità allucinante praticamente. Una volta che ci abbiamo le nostre cobweb, ragnatele, noi le ripiazziamo ancora qua. Qua succede? Ci dà un blocco di lana. Per cui, ecco, tranne adesso che ho fatto il fail, praticamente. Ok, e ci sta. Allora, avete capito il senso, no? Il macchinario funziona in questa maniera qua. Cioè, noi ci mettiamo... Che credo, guarda. Te lo giuro, allora, cioè, avrò spaccato blocchi di lana fino a 2 minuti fa senza fare un fail, era. Guarda. Cioè... Mistero del Jequan che non riesce a mettere lane. Ok, comunque il concetto è questo, signore. Noi mettiamo le nostre ragnatele. Dai che non si baga più. E vengono fuori, signori, le nostre 43 lane con 43 stringhe, che è molto meglio che fare 4 stringhe un blocco di lana. Avete capito? Ok. Allora, adesso il discorso è molto semplice. Noi mettiamo la nostra lana colorata qua, aspettiamo e tac, diventa lana bianca. Che culo, ultimamente. Cioè, pensavo, ecco lì una lana rossa. Signori, noi facciamo in questa maniera qua. Magari mi metto qua con calma, ci si mette qua a FK senza rompere le palle a nessuno, signori. Si, appunto, si converte questi blocchi di lana bianca in lana colorata. E dopo, signori, non basta far altro, come avete visto nell'altro episodio, prendere la lana che abbiamo appena trasformato in lana colorata, praticamente, fare in questa maniera e il nostro calderone ci restituisce 4 purple dye per fare, signori, le hardened clay colorate che servono per fare i macchinari più sofisticati, in poche parole, no? Questo, signori, è la triade della morte, che secondo me è una delle costruzioni, è un set bellissimo di costruzioni, che non avete idea. Allora, perché ho fatto l'intro così? Perché praticamente oggi andiamo a fare un macchinario che si chiama estrattore di redstone, redstone extractor. Per farlo mi serve trasformare, tanto funziona con la clay rossa, per cui noi adesso andiamo a prendere 8 hardened clay, che io ovviamente AFK ho fatto, un rose red perché gli altri rossi ce li ho ma non li voglio trasformare subito, lo stesso. Prendiamo la nostra rose red e le nostre hardened clay e ci facciamo la red stain clay. Ok, dopo andiamo a fare la struttura. La struttura, avevo già in mente di farla qua praticamente, è un semplicissimo 5x5. Per cui noi facciamo così, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, e che l'acqua ha messo al cazzo. 1, 2, 3, è giusto? 3, 4, 5, 3, 4, 5. E l'acqua che ci sta giusta. Allora, dovrebbe essere una roba tipo così. Cioè la base è 5x5, completiamo qua. Solo che fatemi vedere la GIF adesso. Noi dobbiamo fare tenere i buchi praticamente a st'altezza qua. Cioè dobbiamo bucare qua, bucare qua, bucare qua e bucare qua. Ok. Dopodiché noi ci piazziamo in mezzo una clay rossa e in questa maniera qua gli altri pezzi di cobblestone, ok? Cioè, fin qua, gesema.
Dopo bisogna coprire tutto quanto con la cobblestone. Cioè, molto tranquillo come cosa, ecco. Come meccanismo è molto tranquillo e dobbiamo lasciare sempre i quattro buchi, praticamente, come il primo livello. Allora, dovrebbe essere sufficiente una roba del genere. Noi puntiamo verso nord, che nord led è qua. Dovremmo esserci in teoria. Attempting to complete blueprint. Signori, bravo Jaquan che hai fatto l'estrattore di redstone. Ok, benissimo. Mi fa sempre le strutture che può dare a farle in livello sotto magari. Ecco, bravo Jack, bravo, ma che bravo sei. Allora, come funziona l'estrattore di redstone? Tanto andiamo a prendere, devo prendere delle scale. Ce l'ho mica delle scale. Beh, le facciamo. Facciamo delle scalette di cobblestone, Jaquan style, come al solito, praticamente. Ho dimenticato la lana grey qua, vabbè. Ottimo, direi. Allora, ok, dopo questa, basta. E dove le metto? È un bel problema, perché qua, boh, metto in qua. Tipo, Maria, cioè, ogni volta rischio di morire tantissimo, comunque. Boh, proviamo, provo un attimo a chiudere qua un pelo, tipo, va bene, dai, così. Allora, come otteniamo la redstone da questo macchinario? Molto semplice. Noi ci mettiamo la hardened clay rossa, per cui dobbiamo cuocere la clay. Dobbiamo cuocere, dobbiamo idratare la sabbia, che diventa clay, che poi la cuociamo, che diventa indurita, che poi usiamo il colorante per diventare rossa. Signori, mettendo l'ultimo blocco qua, praticamente, ci ha dato 4 pezzi di redstone, che mi sembra giusto, perché insomma ne ho usati 4, e 4 pezzi di redstone mi ha dato. Allora, questa macchina non è che sia lentissima, è che purtroppo, che ci volete fa, è un po' così, è un po' simpatica, è un po' burlona, per cui bisogna sempre, insomma, aspettare un bel po' prima di ottenere un discreto numero di materiali, in poche parole. Nel frattempo, signori, guarda, io con, cioè, che bella che è sta cosa delle lane, guarda, ma voi non avete idea, cioè ho visto gente che faceva, che ne so, che si metteva lì a smezzar piante praticamente per riuscire ad arrivare a avere il coso, ad avere il fiore rosso, cioè si fuori di testa voi altri buttate, scusate il dialetto, però siete veramente fuori di testa. Sì, magari Jack non si fa con la redstone, no, l'ho lasciato nella cesta, ma sono un idiota, cioè ne ho trasformato 20, l'ho messo nella cesta. Sì, sono un coglione, signori. Jack qua non ce la fa, non ce la si fa oggi. Mi quel giardin là, però mi fa una paura buttare da notte, perché appena come mi allontano. Allora, FEMA 8. Allora, vediamo se ne ho sufficienza, perché, signori, non volevo salutarvi subito, praticamente, ma volevo fare un'altra struttura, se ce la facevo, perché, signori, ok, sento miniere che si attivano, bella storia. È ora di fare le cose un po' più serie, praticamente, un po' più importanti, per cui ora vado solo a controllare se mi vengono fuori pezzi di redstone giusti e poi riprendo il video. Dovrei più o meno esserci. Allora, non so se terrò sta parte, nel senso che devo trasformare sti blocchi di clay praticamente, per cui anzi di no, meo de no, dai. Allora, signori, trasformo questi blocchi di clay in redstone e ci vediamo a fine cottura, tipo una roba del genere. Sono andato a dormire, è sorto un nuovo giorno, signori, per fare, e ho 52 pezzi di redstone utilizzando i blocchi appunto di hardened rossa che abbiamo appena fatto. Allora, per la prossima costruzione, e poi ci salutiamo praticamente, facciamo un runic altar, che è quello che ci serve per trasformare determinati blocchi praticamente in altrettanti blocchi più utili. Lo so che è una descrizione del cazzo, però, signori, la netherrack non si prende nel nether praticamente, ma si va a prendere tramite questo altare qua, mescolando altrettante clay praticamente a altrettanti ingredienti. Vi faremo vedere nel prossimo episodio, vi faremo sapere. Quindi ci servono 4 blocchi di redstone, e qua ce li abbiamo, e dopo mi servono 12 polvere di redstone, e ne ho 16, per cui tranqui. Poi mi servono 97 pezzi di stone. Allora, io la stone ne ho cotta un po',
non nell'episodio precedente, ma nel mentre facevo altre cose, ho messo a cuocere un po' di stone. Difatti, guarda, ferma che mi porto via due stack di stone, che schifo non fa. Dopodiché, serve 25 oak planks, e questo potrebbe essere un problema. No, che cazzo dico? Perché non è un problema, scusa? Oak wood. Ma aspetta, planks vuol dire cosa? Planks vuol dire assi di legno, giusto? Sono andato a guardare praticamente. A parte che stavo sbagliando il nome, perché non è il ritual altar, ma il runic altar. Non so se l'ho detto giusto o se l'ho detto sbagliato, ma adesso cerchiamo di. Io guardo in questo momento, sto guardando il mio meraviglioso foglio di Excel con la posizione esatta di tutte le strutture dove le voglio fare. Allora, noi partiamo con 1, 2, 3, 4, giusto? Qua, ok, qua. E dai, tanto la stone ce ne sta volendo, per cui devo allontanarmi di 1, 2, 3, 4 e 5. Dopodiché, facciamo sta cosa molto brutta. Da qua noi signori facciamo partire la nostra struttura. Allora, inizialmente è semplicissimo, è un 7x7 di stone. Si prende i 4 blocchi di redstone e anche la polverina magica di redstone. Noi adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, manca un layer. Ah, già qua sei proprio un pirla. Beh, figa, sono un pirlot. Allora, prendiamo i 4 pezzi di redstone, li mettiamo esattamente qua, esattamente qua, esattamente qua, esattamente qua, giusto? Dimmi che cosa ha fatto il fail da redstone. No, in teoria dovremmo esserci. Ci colleghiamo attorno, signori. La polvere di redstone fa un collegamento che non serve a nostra praticamente, ma vabbè, avete capito, ci mette così. Dopodiché, secondo layer, ci facciamo il contorno con la stone. Con calma, ok. Ci facciamo il contorno con la stone. Dai. Senza buttare via blocchi, che non che no, praticamente, sai com'è. E per quanto riguarda il terzo, orca, che ha messo solamente il blocco di ferro. Già qua sei un coglione, praticamente. Vabbè. E il terzo ci facciamo, signori, sopra, sempre di stone, se non ho fatto minchiate, praticamente. Poi ci servono le oak wood plank, le assi, praticamente, no. Ne servono 25. Noi ne abbiamo 24, più 4 fa 28. Queste qua non facciamo altro che riempire il 5x5. Allora, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 14, combo, bimbrumbra, bamba. Ne usate di meno di 25, può essere che ho fatto qualche puttanata, no, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vabbè, lei stesso, mi sono sbagliato. Serve il ferro, signori. Ho fatto il fail. Jaquan, fai fail. Serve il ferro. Serve un blocco di ferro. Jaquan, tu hai blocchi di ferro? Direi di sì. Cioè, nel senso, Toar, andiamo a farlo apposta. 9. Trasformiamo in un comodo blocco di ferro. Ho scale per salire. Bravo, Jack. E andiamo a comandare, praticamente a comandare su questa struttura molto simpatica. Ma a sto punto sapete cosa faccio? Metto questo qua e vaffanculo. Mettiamo il blocco di ferro al centro con lo stichetto. Dimmi che ho fatto tutto giusto, perché non mi ricordo. Attempting to complete blueprint, dimmi che va. Signori, funziona. Abbiamo fatto il runic altar. Ok, buono. E con questo, signori, uno, si conclude l'episodio, e due, noi riusciremo a fare altrettante cose molto simpatiche. Per cui, se le scale metterle magari con grazia, Jack, sai com'è. Vabbè, qua abbiamo capito che bisognerà fare qualcosa di un po' più. Ci farò un giro intorno di cobblestone con i muretti e quant'altro, ma era per farvi vedere, signori, che la struttura è funzionante e va benissimo. Salutiamo le streghe, streghe party. Io, signori, direi che per questo episodio della Void Unbound, cosa mi hai buttato giù?
un lingotto che ci sta sempre. Io sono Jaquan, grazie per aver visto questo episodio della Void Unbound. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi!